Folkest oggi suona a Cercivento. Situato alla confluenza della Mena Valcalda con la Valle del But, nella regione alpina della Carnia, un'etimologia popolare vorrebbe che il suo nome derivasse dal latino circumventum. Infatti, nel suo abitato il vento spira molto di frequente. Nell'antichità vi passava una strada romana molto importante. Per questa ragione i Longobardi decisero di porre nel paese un presidio militare. A Folkest suona a Cercivento e di scena il trio Villandoni. Era figlio di un conte che girava la città, lui voleva l'inglese. Benvenuti a Cercivento. Anche quest'anno è arrivato Folkest in una maniera diversa. Causa al Covid, non possiamo farla magari nel solito posto con la gente e col pubblico, però penso che ci sia l'opportunità di vedere dei posti diversi. Qui siamo in una casa del 1700 e penso che la gente che vedrà le registrazioni, i video, scoprirà delle cose nuove di Cercivento che non conosceva. Auguro comunque a tutti una buona visione e un arrivederci l'anno prossimo, speriamo, sul posto come abbiamo sempre fatto. Era il figlio di un conte che girava la città, era il figlio di un conte che girava la città, lui voleva l'inglesina, la più bella da sposare. La sera la domanda, poi la notte la sposò. E nell'indomani mattina per la Francia se ne andò. E nell'indomani mattina per la Francia se ne andò. Quando fu a metà la strada l'inglesina sospirò. Cosa sospiri bella, che cos'hai da sospirar? Cosa sospiri bella, che cos'hai da sospirar? Sospiro alla mia mamma che mai più la rivedrò. Io sospiro alla mia mamma che mai più la rivedrò. Se tu sospiri quello, tu ne hai di ben ragion. Ma se tu sospiri un altro, il mio pugnal ti trapassa al cuore. Mi scusi, signor Conte, me lo presta il suo pugnal. Mi scusi, signor Conte, me lo presta il suo pugnal. Io vorrei tagliare una frasca per far ombra al mio caval. Io vorrei tagliare una frasca per far ombra al mio caval. Appena glielo diede, lei al cuor glielo ficcò. L'inglesina coi suoi cavalli verso casa se ne andò. L'inglesina coi suoi cavalli verso casa se ne andò.
attualmente molto nota per il suo progetto Una Bibbia a cielo aperto, Cercivento ha realizzato molteplici opere d'arte come mosaici, quadri e riproduzioni su ceramica raffiguranti soggetti religiosi. Le opere esposte sugli edifici pubblici e privati sono organizzate in percorsi a tema. Nella piazza principale sono situati 10 mosaici. Sono stati realizzati dalla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Rappresentano 10 momenti fondamentali della salvezza narrati dalla Bibbia. E ancora musica con Villan Dorme per Folkest suona a Cercivento. Danno da